Amici, ci stiamo dirigendo a Zuglio e oggi vi porto a vedere una delle pievi più importanti della Carnia, la pieve di San Pietro in Carnia, che sovrasta appunto tutta la Carnia e anche il comune di Zuglio. Eccoci a Zuglio, tra poco inizierà la salita per la pieve di San Pietro. Partiamo! Come vedete dal cartello alle mie spalle siamo arrivati, andiamo a vedere la pieve di San Pietro. Per raggiungere la pieve bisogna fare un pezzo di salita e la farò a piedi perché ovviamente con la bici da corsa non si riesce ad andare. Purtroppo mi sono appena accorto che credo dal secondo chilometro mi sono dimenticato di riaccendere la telecamera, quindi non ha ripreso quello che ho detto. In poche parole ho sempre detto che la pendenza rimane stabile intorno al 10,5-11% e la pendenza massima lo stesso, non si supera l'11,5%. Per arrivare qui c'è anche una bella via crucis lungo la strada, ma ve la farò vedere dopo perché appunto adesso l'ho registrata, però mi sono appena accorto che in realtà la telecamera non era accesa, quindi non l'ho registrata. Adesso saliremo questa strada e arriveremo alla pieve, così ve la faccio vedere. Bene, vi do un po' di informazioni. Zuglio, pieve di San Pietro, secolo XIV, 1312 e XVI, 1501-1551. La pieve di San Pietro è una delle 11 antiche pievi della Carnia. La data di fondazione non è nota. L'edificio è frutto di numerosi interventi di ampliamento e modifica. La chiesa gotica attuale risale al 1312. La bifora grossolana dell'atrio ed altri elementi ornamentali sono stati recuperati da fasi costruttive più antiche. Nel 1501 vengono eseguite radicali riparazioni, ulteriori rimaneggiamenti sono testimoniati dalla data 1551, visibile sulla porta laterale. All'interno, navata principale ed abside presentano soffitto a costoloni. Un'unica navata laterale si conclude con una cappella a lato dell'abside. Da uno scalone ligneo si accede alla sagrestia, detta Camera di San Pietro, la cui volta è decorata con un ciclo di affreschi del pittore Giulio Urbanis. Quello che vi faccio vedere adesso è l'abitato di Zuglio a Formeaso e poi prosegue tutto il resto della Carnia verso Tolmezzo con Imponzo e Cadunea dall'altra parte. Arta Terme sta più sotto ma non si vede perché è coperto dagli alberi. Il panorama esterno è bellissimo, ora andiamo a vedere l'interno della chiesa, ma per farlo dobbiamo indossare la mascherina.
Ora entriamo e diamo una breve occhiata. Bene amici, che ne dite? Torniamo giù? Adesso riprenderemo anche la Via Crucis. Bisogna fare attenzione alle vipere. Vi faccio anche sentire il rumore delle campane. Qui c'è un altare e in questo spiazzo viene celebrato il bacio delle croci. E queste sono le stazioni della Via Crucis. Adesso non mi fermerò una per una, ve le farò vedere intanto che risalgo questo pezzetto di strada. Bene amici, oggi posso dire Pieve di San Pietro in Carnia a Zuglio, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.